Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo vlog. Oggi vi porto con me al nostro club del libro perché questo è un video della serie dedicata appunto ai nostri incontri mensili di lettura. Quello di oggi sarà un incontro particolare perché lo faremo in un luogo particolare, è un bar, un locale, non so di preciso perché non ci sono mai stata, però cogliamo l'occasione di andare in questo posto, insomma diverso dal solito, per festeggiare il compleanno di un membro del nostro gruppo. Il primo lavoro che devo fare, e lo faccio adesso perché sono anche in ritardo, è selezionare la lista di libri da proporre al club per votare quello che leggeremo per il prossimo mese, quindi mi metto subito al lavoro. Vi dico solo che il tema che ho scelto per la prossima lettura è libri scritti da personaggi famosi, personaggi che solitamente non sono autori di libri, non sono scrittori, ecco. Ovviamente vi farò sapere quali titoli avevo selezionato e soprattutto quali sono quelli che sono stati scelti per la prossima lettura. Vado subito quindi a mettermi al lavoro e ovviamente vi porto con me. Prima di cominciare, una cosa doverosa. Pronti? Schiaritevi le ugole. Schiaritevi le ugole. Uno, due, tre. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Nanna. Tanti auguri a te. Thank you.
Eccoci qua ragazzi, allora il club del libro è terminato, in realtà sono già passati un paio di giorni e io sto registrando quest'ultimo pezzo per darvi un po' insomma una panoramica di come è andata e di quali sono stati i libri scelti. Prima di tutto vi dico che la riunione è andata molto molto bene, ci siamo divertiti un sacco, soprattutto perché il posto era molto carino. Di solito le facciamo, come avete visto, a casa di uno dei membri del gruppo, ma questa volta appunto l'abbiamo fatto, ecco che torna il sole. L'abbiamo fatto in un posto un po' speciale. Alla fine della riunione una nostra amica ha messo a disposizione alcuni libri che aveva portato da casa, perché ha fatto pulizia in casa, c'erano dei titoli che non voleva tenere e li ha regalati agli altri membri del club. E quindi ci siamo messi tutti insieme, abbiamo letto le trame e ognuno ha scelto un libro da poter portare a casa, anche più di uno. Io per esempio ho scelto un libro di Ken Follett che ho aggiunto alla mia collezione. Ma passiamo a quello che vi interessa veramente. Che cosa è stato scelto per il prossimo mese? Come sapete, il tema di questo mese era libri scritti da persone famose che non fanno gli scrittori di mestiere. Ogni mese scegliamo due titoli, ma questo mese ne abbiamo scelti tre perché erano talmente interessanti che abbiamo deciso di dare spazio a più titoli possibile. Il primo è Green Lights di Matthew McConaughey, non so come si pronunci questo cognome, comunque libro molto molto famoso, nel senso che è uscito da pochissimo, ma ne è stato parlato molto bene, quindi sono curiosa di leggerlo. Dovrebbe essere una sorta di libro di crescita personale. Il secondo titolo è Mi fido di te di Luciana Littizzetto, che io ho qui con me a casa per fortuna e che quindi leggerò, visto che è uno dei titoli che ero più curiosa di leggere. Il terzo titolo è Io sono mio fratello di Panariello. Questo titolo in realtà è stato già letto da un paio di persone del nostro club e quindi l'avevano molto consigliato, abbiamo deciso di inserirlo nelle letture per il prossimo mese. Ragazzi, questo video finisce qui, io vi saluto, grazie alla Katia che è stata la mia regista in quest'ultima parte, grazie a tu quel disturbatore, e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Fatemi sapere se avete intenzione di leggere qualcuno dei titoli che vi ho nominato. Ciao ciao!